Con Claudio Simeoni sono tornato finalmente e riprendo le trasmissioni di magia, stregoneria e paganesimo che ho interrotto l'altra volta perché sono andato in fiera a Vicenza. Allora riprendiamo le trasmissioni normali. Prima però di parlare delle trasmissioni normali, parliamo un attimino di quello che è successo in fiera, cosa è successo un po' in giro, no? Allora, innanzitutto io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8, Marghera, Venezia. E vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53, Marostica, Vicenza. Allora, abbiamo fatto la fiera di Vicenza, abbiamo fatto la fiera di Vicenza, abbiamo esposto i libri, abbiamo esposto i nostri scritti. E tutte le persone che hanno voluto prendere contatti con noi, vedere quello che facciamo, leggere, informarsi, avere informazioni di quello che in effetti noi andiamo dicendo, hanno potuto venire, hanno potuto sfogliare, hanno potuto prendere qualche libro, hanno potuto parlare e discutere. Ed essenzialmente hanno partecipato ad una conferenza piccola, misera se vogliamo, non è stata una gran conferenza dal mio punto di vista, ma che ha avuto un grosso impatto all'interno della fiera, perché c'erano circa 30 persone sedute che ascoltavano e dalle 20 alle 40 in piedi attorno alla fiera. Attorno, cioè che andavano e venivano e comunque ascoltavano qualcosa che dicevamo. Per circa una settantina di persone hanno ascoltato quello che noi diciamo, quello che noi andiamo dicendo ormai da 2 anni e mezzo anche a questa radio. Bene, abbiamo esposto tutti i nostri libri il libro dell'Anticristo, Gesù di Nazareth, l'infamia umana, abbiamo esposto il sentiero d'oro, ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, abbiamo esposto i fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria e il paganesimo politeista, abbiamo esposto Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, i nostri volantoni, i nostri scritti e le nostre ipotesi di lavoro. E alcuni mi hanno detto che, visto che mi faccio chiamare il guardiano dell'anticristo, che sono matto e hanno tirato avanti, molti invece sono fermati a chiedere: ma che significa anticristo? Che significano i nostri titoli? E quando hanno scoperto che l'anticristo non è l'immagine che gli vendeva la religione cattolica per truffarli, ma è il respiro di libertà che dal mondo che ci circonda viene verso le persone, viene verso l'essere umano e dice all'essere umano: dai forza, levati da posizione di ginocchio, prendi nelle tue mani la responsabilità della tua vita, allora si sono accorti che l'immagine della Chiesa cattolica era solo una truffa, cioè si sono accorti che c'è qualcosa di importante che stiamo dicendo e che stiamo facendo. Questo è il risultato della fiera di Vicenza. 9 giorni di fiera sono pesantissimi perché li ho fatti sabato e domenica dalle 8 della mattina fino dalle 9 e mezza della mattina fino alle 8 di sera tutti i giorni. E i giorni feriali, cioè qua praticamente 2 sabati e 2 domeniche, e i giorni feriali dalle 2:30 fino alle 8 ero in fiera, per cui è stato effettivamente un lavoro pesante. E in più fate conto che quello che doveva fare il mio lavoro di riparazione dei fotocopiatori si è ammalato nel frattempo, per cui la mattina dovevo anche fare la riparazione dei fotocopiatori. È stato effettivamente un lavoro pesantissimo, però ha dato i risultati che volevamo, cioè ha fatto circolare il pensiero, ha fatto circolare le ipotesi della stregoneria e della magia, ha fatto comprendere che esiste la possibilità per l'essere umano di vivere dimensioni, di vivere percezioni della vita diverse da quelle che ci impone la religione rivelata. E ci sono stati una serie di contatti, ci sono state delle persone che hanno lasciato l'indirizzo, delle persone che hanno chiesto dei materiali e altre persone che hanno mandato delle lettere, per esempio anche qui in radio sono arrivate un paio di lettere da un'amica nostra. A tutte le lettere risponderò e a tutti i contatti che ho avuto risponderò personalmente. Abbiate pazienza, non leggo lettere in radio, salvo qualche eccezione, tipo l'ultima che ho fatto per la lettera di Ferdinando, ma non leggerò lettere in radio, però risponderò personalmente una per una. L'amica che mi ha chiesto, che mi ha detto che su una cosa c'era qualcosa che non andava bene, cioè su un materiale che gli ho dato io c'era qualcosa che non andava, e gli farò avere del nuovo materiale. Per cui non preoccupatevi che un po' alla volta scriverò a tutti. È solo una questione di tempo fisico, cioè di riprendere un attimino le cose, la normalità delle cose che era stata sospesa per quanto riguarda la fiera. Nel frattempo,
proprio mentre stavo facendo la fiera, ho preparato la traccia manoscritta per quella persona, ricordo, quella persona che mi aveva telefonato fuori trasmissione, che aveva dei problemi, chiamiamoli problemi morali, dei problemi di coscienza, per delle cose che aveva fatto e che anche se lei giustificava le reputava pesanti, cioè le opprimevano dal punto di vista del proprio agire, della propria consapevolezza, del proprio modo di guardare il mondo. Bene, siccome quello è un problema di libertà, cioè un problema proprio di affrontare la vita e di liberarsi da quelli che sono gli ostacoli che costruiscono l'individuo, ho trattato questo argomento, però l'ho scritto a penna, cioè mentre ero in fiera l'ho manoscritto, diciamo così, e ho trattato la questione partendo dal crogiolo dello stregone. Partendo dal crogiolo dello stregone è applicato ad una persona che non pratica stregoneria. Cosa significa questo? Cioè che la persona che non pratica la stregoneria è una persona che magari fa delle cose che non valutava, non pensava, non credeva, o comunque credeva ma pensava che queste cose non incidessero su se stessa, fa delle cose di cui si vergogna, però nello stesso tempo diventa prigioniera di questa vergogna, prigioniera di questo peso della coscienza che ha in sé. Bene, nel crogiolo dello stregone esistono gli elementi per affrontare questo e per affrontarlo in modo corretto. Io ho selezionato 5 elementi del crogiolo dello stregone per una persona che non pratica stregoneria, che non ha mai praticato stregoneria, ed è toglierci dal centro del mondo, l'uso della meditazione, ascoltare il mondo attorno a noi, chiedersi il perché delle cose e chiamare le cose col loro vero nome. E appena l'avrò messa in computer, cioè appena l'avrò data la scritta, magari terremo un paio di trasmissioni su questo argomento. Poi sto andando avanti ancora con dell'altro materiale. Sto preparando quel lavoro sul ius correggendi, cioè il diritto di correggere, e per me è molto importante, perché il diritto del genitore a correggere il figlio, in questo caso, no, partendo da una notizia giornalistica, fa parte del sistema giuridico, cioè nel senso che dice correttamente dal punto di vista giuridico la Corte di Cassazione che il padre che dà dei schiaffi al figlio per punirlo di un comportamento che è sbagliato, che lui considera sbagliato, fa parte del diritto di correggere. Questo dal punto di vista giuridico è corretto, cioè l'importante è che non si trascenda oltre a un certo punto. Non è corretto dal punto di vista umano della vita, dal punto di vista del sistema sociale. Perché questo? Perché quando è necessario che qualcuno intervenga per correggere, significa che sono fatti una montagna di errori a monte, cioè la correzione non va fatta alla persona che deve essere corretta, ma se una correzione va fatta alla persona che deve essere corretta, bisogna nello stesso tempo mettere in essere tutti quei meccanismi per correggere tutte quelle storpiature che sono avvenute a monte e che hanno portato quella persona a non essere corretta. Per cui noi ci troviamo nella stessa identica situazione in cui la pallotta ti sta venendo addosso, cioè siccome non hai agito opportunamente prima, non hai sviluppato te stesso, non hai affrontato la vita per come dovevi affrontarla, ma hai lasciato perdere tutta una serie di cose, la persona che tu dovevi correggere, che dovevi educare, che dovevi aiutare a crescere, si è adattata per delle cose diverse rispetto a quelle che tu pensavi o quelle che tu credevi. Ma gli errori li hai fatti tu, non la persona che ha fatto i suoi adattamenti. Per cui tu hai sbagliato, non la persona. Il fatto che tu poi prendi a schiaffi la persona è un tuo errore fondamentale. Ed è un tuo errore, proprio il tuo errore, la tua negazione davanti alla vita. Per cui anche se io, se dal punto di vista giuridico è nel nostro ordinamento giuridico ius correggendi, però non è dal punto di vista dello sviluppo umano, dal punto di vista dello sviluppo sociale. Per cui questo qua farò tutto uno scritto apposta. Chiaramente non è che io pretendo di cambiare le leggi o pretendo di cambiare il sistema sociale, cioè più di tanto non è che mi freghi. Il problema mio è far comprendere alle persone che intendono praticare stregoneria, che intendono praticare paganesimo, che intendono guardare la vita come noi stiamo tentando di costruire, che esiste un modo diverso per affrontare le condizioni della vita. Cioè non è necessario aspettare che la pallottola ti arrivi, scusate un attimo, non è necessario che la pallottola ti arrivi addosso per correggere quello che hai fatto. Bisogna correggere prima,
Cioè, ogni volta che noi affrontiamo la sfida della vita la affrontiamo con quello che abbiamo costruito. Per cui, ius corrigendi è una cosa in più, è una cosa che non ha senso. Anche perché questa violenza nel correggere, che poi è sempre violenza nel correggere, ha il suo estremo in negativo nel campo di sterminio nazista, cioè nella distruzione dell'individuo che non accetta la correzione. E nello stesso tempo, questo ius corrigendi, come lo ha messo la Corte di Cassazione, è il minimo che il sistema sociale può accettare. Per cui, da un punto di, diciamo che pur rispondendo alla stessa logica del campo di sterminio, nello stesso tempo è la cosa minore, il male minore, però all'interno sempre dello stesso filone filosofico, dello stesso filone educazionale. Allora, quello che a noi ci interessa è rimuovere questo filone educazionale, cioè far comprendere che esiste altre cose per affrontare la vita, esiste altri sistemi per affrontare la vita. E che dopo questi sistemi possono essere applicati o meno, beh, questo dipende da tantissimi fattori. Poi cosa abbiamo ancora? Sto sempre lavorando per portare avanti il commentario degli oracoli caldaici, che sarà oggetto di queste prossime trasmissioni. E comincerò a lavorare a una cosa pesantissima, cioè comincerò un lavoro per un concetto pesantissimo. Un concetto pesantissimo che invece ha dei forti influenze a livello sociale. Se vi ho detto prima che i problemi che affliggono un individuo, no? I problemi di coscienza che affliggono un individuo, questi li può affrontare applicando cinque elementi del crogiolo stregone, cioè togliersi dal centro del mondo, la meditazione, ascoltare il mondo attorno a noi, chiedersi il perché delle cose, chiamare le cose col loro vero nome. Esistono delle cose che un individuo non può affrontare se non attraverso l'intento e attraverso l'arte dell'agguato. E sto parlando di una cosa precisa. Sto parlando del mobbing. Voi sapete che cos'è il mobbing? Il mobbing in inglese credo voglia dire il distruggere, l'annientare. Ed è l'arte che viene messa in essere all'interno di un pollaio quando si vuole distruggere una persona che cerca di costruire, che cerca di fare qualcosa, che è diversa dagli altri. Vediamo un attimino cosa ci dice un articolo su un giornale, l'inizio di un articolo sul giornale a proposito del mobbing, così capirete cosa voglio dire. È come un incubo, un film di Hitchcock, una sbronza triste e allucinata. Il giovane dirigente in Tasmania arriva in ufficio trafelato, come si conviene a un giovanotto in carriera. Il suo codice personale però non apre la porta. Il giorno dopo, il cellulare che è in dotazione da anni risulta disattivato e di lì a poco la sua segretaria gli comunica imbarazzata che va restituito all'ufficio tecnico. È poi la volta di restituire alla segretaria le pratiche importanti che ha per le mani, le chiavi della macchina aziendale. Questa è la dura vita del manager. Ma scendendo nella gerarchia le cose non migliorano. Una tranquilla impiegata può vedersi sparire improvvisamente i documenti dalla scrivania, gli effetti personali dal cassetto, i file dal computer, senza contare la sgradevole e ricorrente sensazione che avverte quando entra nella sua stanza. I colleghi abbassano la voce, tossiscono, cambiano palesemente argomento. Rimanere lucidi non è tanto facile. Le vittime di queste situazioni, che sembrano ai confini della realtà, si chiedono ben presto se per caso stanno impazzendo loro o se invece sono diventati matti gli altri. Ma che cos'è? Un complesso di persecuzione o una congiura? Probabilmente è mobbing, termine inglese rubato all'etologia, che indica il comportamento aggressivo messo in atto da alcune specie di uccelli nei confronti dei contendenti intenzionati ad invadere il loro nido. L'estraneo viene accerchiato, intimorito, ferito, respinto. Il lavoratore invece viene schiacciato, insultato, umiliato, eccetera, eccetera. L'operazione di mobbing è un'operazione che deriva dall'apparato inquisitorio cattolico.
Se l'apparato inquisitorio cattolico, quando è stato estromesso a livello giuridico, ha dovuto elaborare degli altri sistemi attraverso i quali distruggere, annientare, impedire a chiunque chiedesse giustizia, fosse intelligente, cercasse di costruire qualcosa, di portare a termine quello che lui voleva fare. Il mobbing praticamente consiste nell'accerchiare, fargli sparire piccole cose, colpire la persona, umiliarla, diffamarla, diffondere insinuazioni, far sparire cose importanti, dire che le sue cose importanti non sono importanti e così via. Io ho sempre subito situazioni di mobbing fino all'inverosimile. Ho affrontato situazioni di mobbing mentre i militari tentavano di costruire un colpo di Stato, parlo degli anni fra il 72 e il 73, e là si trattava di fermare qualcosa di veramente pericoloso e là ho dovuto imparare che cos'è l'agguato. Ho avuto situazioni di mobbing quando i pistoleros delle Brigate Rosse volevano sparare a destra e a manca e là fermarli è stato un disastro. Ho avuto situazioni di mobbing quando i teppisti dell'autonomia tentavano di sciacallare il territorio. Ho avuto situazioni di mobbing da parte della magistratura di una pesantezza immane. I magistrati ne hanno fatte di cotte di crude, dal tentativo di omicidio alle torture. Ho avuto situazioni di mobbing dal Consiglio Superiore della Magistratura. Sapete cos'è il Consiglio Superiore della Magistratura? È l'organo di autogoverno dei magistrati. Ebbene, l'organo dell'autogoverno dei magistrati un giorno si vede recapitare un dossier di non mi ricordo più quante pagine, 30-40 pagine, in cui si accusano magistrati della loro organizzazione di torture, tentato omicidio, falsi in atti d'ufficio finalizzati al sequestro di persona. Voi avete sentito il nostro Presidente della Repubblica un paio d'anni fa, no? In una trasmissione che lui ha fatto per parlare alla nazione, al primo dell'anno, no? Cioè a Capodanno, quando il Presidente della Repubblica parla alla nazione, no? Un anno disse che l'attività di alcuni pubblici ministeri, di alcuni magistrati, nel fare gli interrogatori rispetto agli inquisiti, il fatto stesso che minacciassero, era un tintinnar di manette, si annoverava fra la tortura e questo non era ammissibile. Vi ricordate? Scalfaro lo disse con impegno, con impeto, con partecipazione, tintinnar di manette. Non so se qualcuno di voi vi ricorda, no? Bene, il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministro di Grazia e Giustizia e la Commissione per i diritti dell'uomo in Europa si trova un dossier, la Commissione per i diritti dell'uomo, oltre al dossier, ha 1,5 chilo di documentazione in cui si accusano magistrati di torture, tentato omicidio, falsi in atti d'ufficio finalizzati a sequestro di persona e decine di irregolarità. Ebbene, queste accuse dirette, no? Accuse documentate e dirette, che a conoscenza di qualsiasi cittadino dovrebbe essere tenuto per legge di andarle a denunciare, cioè di andare dal magistrato del cazzo. Qui sono dei reati pesanti. Bene, il Consiglio Superiore della Magistratura, a firma del segretario generale, e ricordiamo che il responsabile del Consiglio Superiore della Magistratura è Oscar Luigi Scalfaro, invia questa lettera, è qui a disposizione se qualcuno vuole. Oggetto, esito, esposto. In relazione all'esposto qui pervenuto, in data 8 settembre 1992, comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 13 gennaio 1993, ha deliberato l'archiviazione del medesimo, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, in quanto trattasi di censure ad attività giurisdizionale. Il Consiglio Superiore della Magistratura, davanti a denunce di torture, di malversazioni, di tentati omicidio da parte della magistratura, davanti ad accuse di falsi in atti d'ufficio finalizzati al sequestro di persona,
non ha niente di meglio da dire che a lui non gliene frega niente. Questo è mobbing ad altissimo livello. C'è la costruzione di quel muro di gomma che ti sta attorno, dove non esiste nessuna possibilità di avere giustizia o di reclamare diritti. Perché sto dicendo questo? Tutto sommato, diciamo, questa qua è una lettera datata 9 marzo 1993, esposto al Consiglio Superiore della Magistratura, di fatti di cui oltretutto non me ne fregherebbe neanche più di tanto. Ma il guaio è un altro, è che tutti questi fatti continuano a riproporsi all'infinito. Facciamo un esempio. Io alla Fiera di Vicenza tengo una conferenza religiosa, dibatto temi religiosi ed è presente la Polizia di Stato, la Digos. Non me ne frega niente, la Digos la invito pure. Bene, la Polizia di Stato, di cui chiaramente nessuno di noi potrà mai provare che quello che dico è vero, ma non è importante. Non è importante perché non ha nessuna importanza. La Polizia di Stato prende nota di quello che succede e questo ci va benissimo. Ho sempre detto, a me va benissimo che la Polizia di Stato faccia il suo dovere, faccia il suo mestiere, faccia le sue cose. Però c'è anche presente la TV Vicenza, TVA di Vicenza. TVA di Vicenza si accorge che la conferenza è molto nutrita, che sta dibattendo dei temi che coinvolgono l'interesse delle persone, filma. La giornalista di TV a Vicenza parla tranquillamente con quello della Digos e dopodiché in conferenza mi chiede di fare una piccola intervista. Benissimo, vado al box, allo stand dove ho esposto il materiale e faccio una piccola intervista. La giornalista dichiara che quell'intervista e quelle riprese andranno in onda quella sera, la sera dopo, lunedì dopo, cioè questo viene di domenica, il lunedì dopo. Come si sta per allontanare, si avvicina il poliziotto della Digos e l'intervista sparisce, le riprese spariscono, sparisce tutto. E questo non è accettabile, questo è mobbing. Cioè questo è quel tentativo di impedire non tanto l'espressione del pensiero, ma la diffusione del pensiero. Cioè è attività di devastazione istituzionale. Un altro episodio. Abbiamo la conferenza di carrosseria, no? Presso la carrosseria, il centro sociale. Il centro sociale praticamente non partecipa alla conferenza, però vengono circa una sessantina di persone ad ascoltare la conferenza. Benissimo. Qualcuno non è d'accordo su quello che io dico e fa una bella lettera al Gazzettino, tale Franco Damiani. Franco Damiani estrae quello che a lui gli fa comodo, lo mette come a lui fa comodo, e fa una lettera che a rigor di logica, presa così come è stata messa, sarebbe già notizia di reato. Bene, io telefono al giornalista Franco Frigo del Gazzettino, il quale mi assicura lo spazio per una lettera di risposta a quella che ha fatto sto Franco Damiani. Preparo la lettera, la mando al Gazzettino, parlo ancora col Franco Frigo e poi mi dice: ma sai, la lettera è un po' troppo lunga, bisognerebbe tagliare. Vabbè, guido, se i tagli sono logici, sono accettabili, bene, se no me la pubblichi tutta. Lui fa una serie di tagli che tutto sommato avrebbero anche potuto andare. Aspetto un giorno, non viene pubblicata. Aspetto due giorni, non viene pubblicata. Aspetto tre giorni, non viene pubblicata. Telefono al vice direttore del Gazzettino, il quale è seccato, dice chiaramente che non gliene frega niente, però terrà presente la lettera. Passa 4 giorni, 5 giorni, 6 giorni, non viene pubblicata. Cosa faccio? Vado a trovare un avvocato attraverso un amico mi presenta un avvocato, il quale è tutto entusiasta della questione. Decide di impegnarsi, lui preparerà delle righe perché a rigor di legge ho il diritto alla risposta per legge. L'avvocato scompare. Non ha più tempo, non si trova più, ha da fare altre cose. In pratica cosa succede? Che all'avvocato serve il rapporto col Gazzettino di Venezia, perché col Gazzettino di Venezia può discutere gli articoli per personaggi che hanno fatto dei reati e che lui difende e può vendere questo rapporto agli altri. Per cui cosa succede? Si alza il muro di gomma. Cioè quello che è un diritto di risposta
che un dovere da parte del giornale di accettare il diritto di risposta si alza. Per cui abbiamo questi muri di gomma che si alzano attorno alle persone, che vanno dalle più alte cariche dello Stato, cioè dal Presidente della Repubblica, alla magistratura, all'ordine degli avvocati, ai giornalisti, cioè tutta una serie di enti che agiscono organizzati in associazione per delinquere di stampo mafioso al solo fine di destabilizzare le istituzioni. È questo che io metterò a punto in alcune prossime trasmissioni: come difendersi dal mobbing. C'è l'arte dell'agguato e l'arte dell'intento per difendersi dal mobbing. Ed è importantissimo, per ricordarti che nei paesi del nord Europa il mobbing è un reato che viene perseguito. Probabilmente anche là ci saranno sempre dei rapporti di forza per perseguire il reato, però è un reato gravissimo. Mentre invece in Italia il mobbing deriva direttamente dall'apparato inquisitorio cattolico, veniva usato pesantemente all'interno dei conventi, all'interno delle scuole, per cacciare, per isolare tutte quelle persone che non accettavano l'educazione o l'imposizione dottrinale per quello che era, ma mettevano delle variabili, ma pensavano delle altre cose, e si creavano dei veri e propri muri di gomma che erano quasi invalicabili. Se voi vi leggete alcuni processi dell'Inquisizione, all'inquisito non si lasciava dire nulla, era un eretico pertinace o perticace, come si dice, cioè era un eretico che non voleva accettare la sottomissione. E il mobbing agisce là dove non c'è, e dove il soggetto, dove l'individuo non diventa parte, sottomesso all'insieme. Per esempio, quando i militari tentarono un colpo di Stato fra il 72 e il 74, l'attività di mobbing all'interno della caserma, vi ricordo che io sono meccanico di aereo e specialista di elicottero, quando loro tentarono un colpo di Stato, io ero nell'unico reparto che potevo usare gli elicotteri, io sono specializzato negli AB-204-205. Se qualcuno si ricorda, gli AB-204-205 all'inizio degli anni 70 erano gli unici elicotteri di trasporto truppe che potevano agire su Roma, e io ero nell'unico reparto che aveva questi mezzi, ero al centro di Viterbo. E per riuscire ad avere il controllo delle persone, i militari, e me lo ricordo ancora, il generale Piccolo, colonnello Piccolo e il tenente colonnello De Angelis, misero in atto attività di devastazione all'interno del corpo. Cosa misero in atto? Per esempio, tutti quelli che erano diritti acquisiti sparirono. Sparì il diritto automatico alla libera uscita, sparì il diritto automatico di vestire in borghese, sparì il diritto automatico delle 36-48 ore quando non si era di servizio. Tutto il diritto automatico che era stato conquistato proprio perché il centro aviazione leggera aveva dei diritti particolari rispetto agli altri corpi, sparirono. E non sparirono perché, benché noi sapessimo per quali fini e per quali erano gli intenti che loro avevano, ma sparivano perché quelli erano i regolamenti. Allora il mobbing veniva nascosto sotto, cioè l'intenzione reale per cui si praticava il mobbing nei confronti dei sottufficiali veniva nascosta dietro l'apparenza. Cioè, io mica ti impedisco di uscire in borghese perché tu devi fare quello che voglio io, ma io ti impedisco di uscire in borghese perché il regolamento dice che tu non devi uscire in borghese. Quella era solo una concessione che noi facevamo, e adesso la concessione non c'è più. Allora, soltanto se le persone sarebbero adeguate a diventare merce di scambio nei confronti degli ufficiali che stavano tentando di organizzare un colpo di Stato, un colpo di mano, avrebbero potuto continuare ad avere il diritto di uscire in borghese. E il mobbing serviva per distruggere la personalità o il tentativo di reclamare dei diritti dei sottufficiali per poterli utilizzare per cose che erano illegali rispetto allo stesso giuramento. Ma questo però non c'è scritto nei verbali, eh? Voi questo non lo troverete da nessuna parte. Il progetto è fallito perché il sergente Bolla si è ribellato un po' troppo. Il sergente Bolla ha deciso di bloccare tutto ed è andato direttamente contro un camion in moto. Il sergente Bolla ci ha salvati da un tentativo di colpo di Stato. Ebbene, il mobbing
lo ha annientato. E portare le persone al suicidio, portare le persone alla pazzia, portare le persone a pensare di essere loro paranoiche, non gli altri che lo stanno circondando, è l'arte del mobbing. L'arte del mobbing avviene costruendo dei muri di gomma nei quali l'individuo non sa più a chi rivolgersi. Però il mobbing ha anche un limite gravissimo. Il mobbing è tale nella misura in cui nessuno sa che è in corso un'operazione di mobbing. Cioè, non solo il soggetto che viene attaccato dal mobbing non deve sapere che gli altri lo stanno attaccando, ma gli stessi quelli che lo stanno attaccando non devono far trapelare fuori che lo stanno attaccando, ma devono far circolare un cumulo tale di notizie per non far sapere che loro stanno praticando mobbing. Per esempio, quando i magistrati nei miei confronti mi stavano torturando, tentavano di ammazzarmi, mi tenevano in isolamento, hanno falsato i test di reati, cioè le imputazioni di reato, fuori facevano in modo che le persone mi accusassero, cioè mi avevano diffamato al punto tale di fare in modo che le stesse persone con cui io avrei dovuto essere in contatto mi diffamassero. Per cui l'operazione di mobbing deve essere assolutamente riservata e non può uscire dall'ambito in cui viene svolta. Per cui anche di questo parleremo, e parleremo anche dell'uso dell'arte dell'agguato e dell'intento quando c'è un'operazione di mobbing in corso, sia per quanto riguarda la singola persona, sia per quanto riguarda gli enti giuridici, sia per quanto riguarda gli enti sociali, sia per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e sia specialmente anche per quanto riguarda l'ambiente imprenditoriale. Cioè, voi pensate un attimo, un imprenditore che lui ha dei debiti con una banca e alla banca comincia ad arrivargli le telefonate dei suoi concorrenti o le telefonate dei creditori che dicono alla banca che loro avanzerebbero dei soldi o che ci sono problemi con i soldi. A quell'imprenditore che magari è un attimo in difficoltà gli vengono tagliati immediatamente tutti i ponti. In quel momento quell'imprenditore che magari stava facendo delle operazioni importanti, il concorrente lo sega, lo mette in difficoltà, lo costringe a rivolgersi agli strozzini, all'usura, e non gli permettono di continuare la sua attività, magari affamando 10, 20, 30 operai. Cioè, l'uso del mobbing non è semplicemente fatto contro questa o quella persona, è fatto contro all'interno di un intero complesso sociale. Per cui ogni persona può essere oggetto di mobbing nella misura in cui è o intelligente, o qualcuno pensa che sia un pericolo, o qualcuno pensa che gli voglia soffiare il posto, o qualcuno pensa che soffiandogli il posto la può fregare. Il mobbing è arte di distruzione delle persone. Ricordatevi sempre questo. E deriva da un assioma evangelico, cioè un ordine evangelico. Quando il pazzo di Nazareth dice «Io vi farò pescatori di uomini», e tutti pensano essere pescatori, gli altri sono pesci pescati. Ma loro non si rendono conto che a loro volta verranno pescati da qualcun altro qualora a loro non si adeguano, rinunciando a loro stessi. E allora parleremo di mobbing. Adesso ne ho solo accennato perché sono un po' incazzato. Perché sono incazzato? Perché a uno sforzo 10 per sviluppare le cose ho un risultato 2. Praticamente in fiera ho avuto un 100-120 contatti molto importanti e molto preziosi, però nello stesso tempo ci sono forze che stanno tentando di bloccare lo sviluppo del pensiero. Cioè ci sono forze che mettono in essere dei veri e propri attentati alla Costituzione della Repubblica Italiana per fare in modo che il pensiero che noi stiamo parlando e stiamo sviluppando non esca dall'ambito. E non è che non esce dall'ambito perché questo pensiero sia illegale o sia negativo, ma non deve uscire dall'ambito perché questo pensiero è in linea con la Costituzione della Repubblica Italiana. Perché con questo pensiero la Costituzione della Repubblica Italiana non è più un ente astratto, ma diventa un ente reale, diventa un punto di riferimento della vita quotidiana. Ebbene, esistono tutta una serie di operazioni che vengono messe in essere perché la Costituzione della Repubblica Italiana sia solo una dicitura astratta.
Per questo motivo io sono furioso, sono letteralmente furioso. E quando io sono furioso, spiegherò alle persone come difendersi dal mobbing attraverso l'intento e l'agguato. Però ricordate che per difendersi dal mobbing è necessario praticare stregoneria, perché altrimenti si viene sballottati a destra e a manca. Ed è importante chiedersi il perché delle cose, è importante analizzarle, è importante la descrizione, è importante l'elencazione, è importante guardare oltre la cosa, è importante svelare Maya e svelare il segreto che c'è sotto. Per distruggere un'operazione di mobbing è necessario la stregoneria, e là non ci sono proprio alternative. Bene, detto questo non solo per tanto per dirlo, ma anche per far comprendere come le cose in questo paese siano gravi, ma non siano gravi perché lo dice Tizio, Cassandra, ma sono gravi anche nell'intimo delle persone, sono gravi nel sentire delle persone, perché a volte le cose che noi reputiamo importanti non sono importanti solo per noi, ma sono importanti anche per il mondo che ci sta circondando, perché è il mondo che ci chiede: Coco, tu non ti puoi permettere di subire un'azione di mobbing e di stare zitto, ma nel modo più assoluto, perché tu facendo questo danneggi l'intera struttura sociale. Tu devi alzarti a quelle posizioni, devi affrontarla alla vita. Bene, e oggi parlerò di una cosa. Parlerò dei riti in stregoneria e la ricerca di libertà. È l'ottavo capitolo, forse ne ho saltato uno, ma non è che me ne freghi più di tanto, della conferenza che abbiamo tenuto a Marghera, no? Vi ricordate? I riti in stregoneria e la ricerca di libertà. Qual è lo scopo del rito? Diciamo che per i cristiani il rito è sottomettere e sacrificare gli astanti, sottomettendoli al piacere di morte del loro Dio. Per i pagani e gli stregoni il rito, lo scopo del rito, è affinare la propria attenzione per costruire la libertà, espandendo la propria percezione nel circostante. Non esiste mediazione. Fra cristianesimo, stregoneria e paganesimo non esiste mediazione. E ancora, per i cristiani, o meglio i cristiani, vogliono essere padroni del circostante, padroni del mondo. I pagani e gli stregoni vogliono muoversi mutamento dopo mutamento in armonia col mondo. Sono parte del mondo. E anche qua non esiste mediazione. Perché se un cristiano si ritiene padrone del mondo, chiede di essere padrone anche degli esseri umani. Wojtyla dice: convertitevi prima del giubileo. Ma che significa dire a uno che è già cristiano convertirsi? Non ha senso. Invece ha senso, perché il termine convertirsi è usato in maniera sinonima e sta per sottomettiti ancora di più. Non convertiti al cristianesimo, ma sottomettiti ancora di più al volere della Chiesa Cattolica. Cioè, se tu per esempio pensi che l'aborto deve essere una decisione della donna, quando ti dice convertiti, significa che devi accettare quello che ti impone la Chiesa, non devi avere una tua opinione, ma devi sottometterti. E ancora, il rito individuale per i cristiani consiste nel pregare sottomettendosi intimamente al loro Dio. Per i pagani e gli stregoni consiste nel compattare se stesso attraverso il sognare, permettere al suo corpo luminoso di relazionarsi con la ragione attraverso la pratica della sospensione del giudizio e dello scetticismo, per affinare l'attenzione diventando oggetto, la palpazione del mondo attraverso l'uso delle mani. Dunque, per un pagano, un apprendista stregone, il rito consiste nel vivere prendendo nelle proprie mani
la responsabilità della propria vita, chiamando le cose col loro vero nome, usando la propria attenzione, affinandola, sviluppare se stesso. Questo è il rito in stregoneria. Per i cristiani invece è solo una questione di preghiera, è solo una questione di sottomissione. E ancora, il rito interno del gruppo. Per i cristiani, per i preti cristiani, perché? Per i preti cristiani. Perché sono i preti, oppure sempre le gerarchie, che armonizzano le tecniche attraverso le quali sottomettere i più deboli. Regole monastiche, regole missionarie, regole dei conventi, dogmi. Per cui non c'è un rito di gruppo fra il pesce che viene pescato dal buon pescatore. Il pesce che viene pescato deve solo adeguarsi. Il rito di gruppo viene fatto solo fra vescovi, papi, monaci, fra tutti quelli che devono essere pescatori. Non c'è neanche da discutere su queste cose. Per i pagani e gli apprendisti stregoni, il rito di gruppo serve per armonizzare il loro fare, per seminare libertà in relazione col circostante, tendere a percepire un unico circostante armonizzando i bisogni e le predilezioni del gruppo. I riti che fanno gli stregoni, noi ne facciamo dei piccoli cerchi qua e là con chi viene, i nostri riti, uno ad agosto, facciamo un piccolo cerchio, e ha lo scopo di essere uguali in quel momento, cioè armonizzare noi stessi in quel momento. Ed è importante questo. Ma non c'è un armonizzare noi stessi per pescare qualcun altro. Quel per pescare qualcun altro, per essere padroni di qualcun altro, c'è solo il cristianesimo. E basta. I riti collettivi di massa. Per i cristiani servono per sottomettere i partecipanti, per condurli al macello. I partecipanti pregano. Pregano in ginocchio, si battono il petto qui mea culpa, dicono che loro sono colpevoli, Dio è buono, le afflizioni che gli mandano sono l'amore del Dio per loro, loro devono sentirsi colpevoli, colpevoli di nulla, non ha importanza, ma devono sentirsi colpevoli e chiedono a Dio di perdonare i loro peccati perché loro si ritengono di aver peccato. Non è importanza se non hanno mai peccato, se non sanno neanche che cosa sia un peccato, alcuni non hanno nemmeno idea, però l'importante è che loro si sentano colpevoli, l'importante è che loro si sottomettano. Questo è importante nel cristianesimo. Per i pagani e gli apprendisti stregoni, i riti collettivi servono per far scoppiare il cuore degli esseri umani, aprendolo alla percezione del circostante per costruire un divenire di libertà, mutamento dopo mutamento. E il termine far scoppiare il cuore degli esseri umani, io quando l'ho scritto questo termine, effettivamente è scoppiato il cuore, perché mentre scoppiava il mio cuore, alcune persone stavano ascoltando quello scoppio. Cioè stavano ascoltando che è possibile vedere il mondo in maniera diversa, è possibile affrontare la vita in maniera diversa. Questo è il rito pubblico per la stregoneria e il paganesimo. Tutto il resto è solo una grandissima cazzata. Ed è una grandissima cazzata tutti quelli che vengono a parlare, ah, ci sono le messe nere, qualcuno fa le messe nere, chissà chi è fa le messe nere. Sono tutte cazzate. Sono tutte cazzate che i cristiani mettono in giro e fanno circolare al solo fine di poter diffondere notizie false e costruire attività di persecuzione nei confronti di chi non si può difendere. Nei confronti di persone deboli, nei confronti di persone che, non so, magari anche extracomunitarie, magari anche, non so, anche persone che hanno problemi e che pensano che andando dal mago o dalla maga o dal prete o dall'esorcista possono risolvere i loro problemi. Sono vigliaccate, ma vigliaccate veramente grosse. Dopodiché dicono, sono sparite le particole in quella chiesa. Sì, e il prete dov'era?
Pronto? E il prete di quella chiesa dov'era? Ma sai, a Portogruaro veramente è sparita la psiche, la psidei, come cavolo si chiama, delle particole. Sì, l'altro giorno lo hanno trovata, o qualche giorno fa. Ah, ma allora cade la pista delle messe nere. Però intanto hanno riempito. Vediamo un attimo, scusate. Scusate un attimo solo. Ok. Ma intanto hanno riempito pagine e pagine di giornali dicendo ci sono le messe nere. Pronto? Ciao. Ci sono le messe nere. C'è qualcuno? In realtà sono tutte notizie false, fatte da bugiardi, fatte da persone che non hanno nessuna dignità per chiamare la vita col loro vero nome. Gente che non ha nessuna morale, se non quella del macellaio di Sodoma e Gomorra. Pronto? Sì? Mi chiamo Fernando, ho telefonato ancora raramente in passato, Sì? potrei intervenire? Certo. Ecco, dunque, sabato scorso, Attimo. mi rifaccio alla questione irlandese tra cattolici e protestanti, sabato scorso è stata fatta saltare in aria l'auto con dentro l'avvocatessa Rosemary Nelson. Sì? Ecco, hai seguito? Sì? Ecco, e lì adesso che tendeva la parte cattolica, è stata fatta saltare cioè dell'Irish Republican Army, dei ribelli d'Irlanda che sono finanziati dal Vaticano, chiaramente. I terroristi cattolici irlandesi, che come tutti sanno sono finanziati dal Vaticano e fanno gli attentati dinamitardi, hanno ammazzato circa 3.000 persone dal 1969 a oggi. Beh, adesso naturalmente anche i lealisti o unionisti, così dice, cioè i protestanti, non stanno con le mani in mano a lasciarsi ammazzare. E quando gli capita ammazzano dei cattolici, magari anche degli innocenti qualche volta. E poi non parliamo della polizia inglese, che sono tutti protestanti, polizia, esercito, tutti cattolici che pigliano, intanto li bastonano, gli spaccano la testa a manganellate. Molti poliziotti inglesi vengono uccisi, però assassinati dai cattolici. Beh, insomma, è proprio una lotta fratricida, ma di mezzo ci sono le due religioni, no? È una guerra di religione, nel vero senso della parola, come era secoli fa. Cosa pensi faranno adesso i cattolici per vendicare l'assassinio dell'avvocatessa Nelson, che è stata appunto, come ho detto all'inizio, fatta saltare con l'automobile da una carica, da un'esplosione di dinamite, che è morta, insomma, è volata in mille pezzi lei la macchina. Ecco, intanto le carceri inglesi però sono stracariche di terroristi cattolici dell'Ira, terroristi irlandesi chiaramente. Parliamo dell'Irlanda e dell'Inghilterra. E lì ci mette di mezzo lo zampino, guarda, chi mai? È il signor, quello che vuol mettere a posto il mondo, cioè Clinton anche, no? E che ha messo, mi pare, ha parlato separatamente, prima con il capo dei cattolici Adams, e adesso col capo dei protestanti, e ha cercato di metterli. Comunque, le guerre di religione non sono ancora finite. Se tanto mi dà tanto ci sono in Irlanda e in Inghilterra, ma ci sono praticamente anche in America, negli Stati Uniti, lì è una continua lotta perché ci sono circa 300 religioni di tutti i generi, 7, beh, ce ne sono minimo 6.000, 6.007. Stanno per venire anche da noi. Ah, guarda che io avrei piacere appunto perché buttino fuori questo monopolio schifoso e ributtante della Chiesa Cattolica Romana, chiaramente. Attenzione che noi siamo però nelle mani
nelle mani, militarmente e politicamente parlando, siamo nelle mani dei protestanti, cioè degli americani che sono protestanti e degli inglesi, quelli che hanno vinto la guerra e sono qui ad Aviano, e che fra due giorni, tre giorni mi pare, davanti alle cui caserme andremo a fare delle manifestazioni per buttarli fuori. Ma qui va anche bene, qui i cattolici hanno anche ragione, andate fuori, non ammazzateci a Chernitz, non buttate, portate via le bombe atomiche, portate via tutti i vostri aerei omicidi e via dicendo. Qui avrebbero anche ragione i cattolici o non cattolici, perché ci sono anche di sinistra che la pensano come cattolici in questo senso. Cosa potrà avvenire? Una specie di guerra di religione, ma ampliando molto. Aspetto e ti rispondo. Ciao. Allora, cominciamo intanto col dire una cosa che è importante. Purtroppo tutte le guerre di religione, qualunque tipo di guerra di religione, e anche la guerra che ho partecipato io, insomma, come rivoluzionario negli anni 70, partono da un presupposto preciso, cioè che l'essere umano è creato ad immagine e somiglianza di un Dio padrone, cioè nel senso che noi non abbiamo nessuna possibilità di modificazione, non abbiamo nessuna possibilità di alterare noi stessi, non abbiamo nessun altro modo per affrontare la vita. Cioè, purtroppo, sia cattolici che protestanti, e anche la gran parte dei pseudocomunisti, cioè che io ho conosciuto, dico pseudocomunisti perché il marxismo è una cosa, e autonomi, gruppi, eccetera, che in realtà vogliono solo una cosa, vogliono soltanto applicare la Repubblica di Platone o la Città del Sole di Campanella, perché non sanno un cazzo di marxismo e non sanno neanche i limiti che ha il marxismo in se stesso. Il loro scopo, cioè loro non pensano in nessun'altra maniera se non quella di essere creati da un Dio. Per cui, essendo creati da un Dio e non essendoci nessuna possibilità di modificazione di se stessi, nessuna possibilità di modificazione della vita, l'unica risposta è una risposta armata, è la risposta all'interno del potere di avere, di appropriarsi di altri per avere un sistema sociale diverso. E questo è l'errore fondamentale che viene fatto da tutti, cioè cattolici, protestanti, comunisti, socialisti, cioè tutti quanti, tutte le persone in questo paese e in quasi tutta Europa pensano se stesse create di immagine e somiglianza di un Dio padrone. Per cui a questo punto l'unica possibilità che hanno per come voglio cambiare le cose è quello di prendere in mano il potere o prendere in mano il controllo sociale. Mentre invece quello che loro non sanno è che l'essere umano non è creato da un Dio padrone, ma ha la possibilità di modificarsi giorno per giorno, attimo per attimo, e prendendo nelle proprie mani le responsabilità della sua vita. Purtroppo questo concetto non entra nelle persone, cioè non entra perché le persone vivono la disperazione della quotidianità, e la disperazione è la disperazione cattolica, la disperazione protestante. Per cui non si rendono conto che è possibile invece andare a affrontare il futuro e costruire il futuro senza per questo distruggere il presente. E invece c'è necessità, quella che si chiama necessità rivoluzionaria dal punto di vista della sinistra rivoluzionaria, oppure dal punto di vista cattolico, quello che prende in mano il potere, avere il controllo dei papi, il controllo degli imperatori, il controllo dello Stato sociale, come sta tentando adesso Ruini e compagnia bella, non si rendono conto che invece l'essere umano può modificarsi attimo per attimo, cioè la vita è un fattore magico, cioè è un evento magico, non è un evento semplicemente di carne da lavoro, carne da macello, carne da preghiera. E questo neanche la sinistra cosiddetta comunista, rivoluzionaria, eccetera, concepisce questo, cioè il suo comportamento è assolutamente in linea con i dettami del cattolicesimo, che dopo sono anche i dettami dell'illuminismo, sono i dettami di quello che dice: bisogna abbattere la società brutta per costruire la società bella, dimenticando che l'uomo prima si libera, cioè prima deve scoprire che la vita è un atto di magia, è un atto di trasformazione di se stessi, prima di affrontare quello che è l'organizzazione di un sistema sociale. E l'organizzazione di un sistema sociale si può affrontare soltanto se si affronta il modo con cui l'individuo guarda il mondo. Questo è importante. Purtroppo quello che si ignora è il fatto che l'essere umano non è creato di immagine e somiglianza a un Dio pazzo, però fa comodo a tutte quelle che sono le strutture sociali, tutti quelli che sono i pescatori di anime, tutti quelli che sono i controllori di esseri umani, far credere all'essere umano che lui è creato di immagine e somiglianza a un Dio pazzo, far credere all'essere umano che lui non ha nessuna possibilità di modificazioni,
portarlo nella disperazione, portarlo a fare atti che tanto è matto, cioè Gesù perché è matto, lui non è corretto, lui non rispetta le regole, lui che non rispetta le regole, farlo diventare pazzo, fargli fare atti inconsulti, portare la disperazione, portarlo con le spalle al muro, perché così si governa meglio l'essere umano. Infatti, se voi vedete dal punto di vista sociale, voi non vedete nessun provvedimento che tenti a bloccare lo sviluppo sociale, cioè la richiesta sociale di eroina. Cioè tutti quegli strumenti che possono essere messi in atto affinché gli esseri umani non diventino consumatori di eroina, non vengono messi in atto. Magari si aumentano le pene di carcerazione per i trafficanti, magari si aumenta la pena per il tossicodipendente che va a comprare l'eroina, ma la pena per chi costruisce le condizioni perché una persona arrivi a disperazione e vada a comprare l'eroina, questo non viene messo in essere. Perché? Perché si concepisce l'essere umano soltanto creato da un Dio pazzo. E questo è un sistema sociale che sta distruggendo se stesso attimo dopo attimo. Cioè, anziché arricchire se stesso, anziché alimentare la propria costruzione, anziché portare un sistema sociale che vada ad affrontare la vita, che vada a costruire la vita, si va a portare un sistema sociale, o almeno ambiti, strati, vasti strati del sistema sociale, alla disperazione per poter distruggere la sua capacità di determinazione. E questo non è assolutamente accettabile. Questo è veramente una cosa spaventosa e questo è il risultato dell'attività delle religioni rivelate. Le religioni rivelate distruggono gli esseri umani, distruggono i singoli esseri umani. E purtroppo la maggior parte degli esseri umani in questo sistema sociale si reputa creato ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo. Cioè, e le cosiddette istituzioni, anziché essere ciò che dovrebbero essere, cioè emanazione della struttura della Costituzione, cioè loro devono costringere il rispetto della Costituzione, perché il rispetto della Costituzione da parte loro le qualifica come istituzione, fanno violenza alla Costituzione stessa, in quanto si reputano padroni degli esseri umani, cioè pescatori di uomini. Abbiamo tutta questa deformazione educazionale che va a danneggiare l'intero sistema sociale. E con quello che sto dicendo, non sto dicendo questo partito, quel partito o l'altro partito, sto parlando di uomini, sto parlando della capacità degli esseri umani di guardare in faccia il mondo che li circonda. Perché se gli esseri umani non sono in grado di riconoscere il divino che li circonda, di riconoscere il potere e la forza che li sta chiamando a costruire loro stessi, non saranno nemmeno in grado di affrontare le vicissitudini della vita, perché saranno disperati davanti a qualsiasi contraddizione, a qualsiasi situazione si troveranno. E quando io sento disperazione perché, oddio, che sei extra comunitari, zingari, che sei qui, cioè a me mi viene da ridere, perché significa che gli esseri umani, le persone prima, non si sono corazzate, non si sono formate, non si sono costruite per affrontare lo sconosciuto che avevano attorno. Sono arrivate a questo sconosciuto semplicemente con l'idea di onnipotenza. Lo sconosciuto è arrivato, il cambiamento sociale avviene, sta avvenendo ancora per vie di cui sono inimmaginabili, e anziché corazzarsi, anziché strutturarsi, anziché costruirsi per affrontare questo sconosciuto, si finge di non vederlo. E quello che ci circonda, il sistema sociale che ci circonda, anziché lavorare in bivalenza, cioè anziché alimentare la costruzione delle persone, la capacità delle persone di affrontare la vita, cerca di mettere dei sbarramenti affinché le persone non si costruiscano. Pronto? Sì? Buongiorno, scusi, noi avevamo chiamato tempo fa perché eravamo interessati a una cassetta di Paolini. Devi telefonare un altro numero, sì. 700-777. Arrivederci. Non lo so, penso di sì. Grazie. Per cui è importantissimo che noi riusciamo a riconoscere il divino che ci circonda. Perché io non posso dirvi questo partito o quel partito, questa cosa o quella cosa vi può servire. Perché l'unica cosa che vi può servire nell'affrontare la vita è voi stessi. Cioè ogni essere umano è un'unità divina, cioè è un Dio che si sta costruendo. Perdere un attimo della propria giornata, perdere un'occasione, perdere una situazione significa annientare un pezzo del Dio che cresce dentro.
significa essere quel culo scoperto quando lo sconosciuto ci viene incontro. E questo che io vi sto chiedendo. Ricordatevi sempre questo, qualunque cosa succeda, che voi vi state costruendo. E il crogiolo dello stregone, che io vi ho tentato di spiegarvi lo scorso anno e ancora prima, non è una sciocchezza, è l'arte attraverso la quale voi potete affrontare la vita, è l'arte attraverso la quale voi potete dire al mondo io esisto, potete sviluppare il Dio che avete dentro, è l'arte che vi può permettere di costruire l'autodisciplina e l'impeccabilità con la quale affrontare qualunque cosa vi venga incontro, perché noi non potremo mai sapere cosa ci viene incontro se non quando la cosa che ci viene incontro ci sta attraversando, ma quando ci sta attraversando noi vi facciamo fronte con quello che noi abbiamo costruito, e l'arte della stregoneria è costruire questo, essere col culo scoperto quando arriva l'inondazione significa o sai nuotare o affoghi, essere col culo scoperto quando un vulcano erutta significa o mettersi a correre se si hanno gambe o restare bruciati sotto. E questo vale per qualsiasi altra cosa, per qualsiasi sconosciuto noi abbiamo attorno. Per cui io non cesserò mai di dire questo: praticate il crogiolo dello stregone, praticate meditazione, praticate contemplazione, praticate sognare, praticate l'arte dell'agguato, praticate l'intento, chiedetevi il perché delle cose, chiamate le cose col loro vero nome, affinate l'attenzione e non perdete mai un solo istante per costruire la vostra vita. Mai, perché se per un solo istante voi delegate qualcosa a qualcuno, sarete morti. Voi potete delegare qualcosa a qualcuno soltanto se quella cosa va nella direzione che voi state pensando, soltanto se quella cosa può essere insieme a voi, cioè può camminare insieme a voi, solo ed esclusivamente in quel momento e in quella situazione. Per questo io ve lo sto dicendo in maniera totalizzante, cioè in maniera totale, perché quando siete nel mondo della percezione, quando siete in alterazione di percezione, voi affrontate lo sconosciuto, affrontate gli esseri di energia, affrontate i mondi, affrontate le linee di tensione, affrontate gli dèi, affrontate tutto quello che avete intorno con l'autodisciplina e con l'intento, con l'impeccabilità che avete affinato giorno per giorno nella vita di tutti i giorni. E quando voi affrontate lo sconosciuto in alterazione della percezione, affronterete la vita di tutti i giorni con le stesse forze, con la stessa determinazione con cui avrete affrontato lo sconosciuto in alterazione della percezione. E allora in quel momento non ci sarà più nella percezione alterata un padre pio che vi dirà: sai, io sono venuto da te per dirti che la tua anima deve essere salva e per guarirti da quella malattia che hai. O non ci sarà più la Madonna o che vi dirà: sai, tu sei l'inviato di Dio e io ti dico che devi pregare perché l'umanità è in pericolo. Cioè queste cazzate, queste stronzate, queste variazioni voi non le troverete più, ma troverete la vita che cerca di costruire loro stessa, se stessa, della quale voi diventerete parte. E questo è importantissimo. Non dimenticate mai questo, cioè ogni essere umano è un Dio che cresce, ogni forza che noi abbiamo dentro è una forza divina, ogni percezione del mondo che noi abbiamo è una percezione divina. E detto questo, visto che questo è quello che dovevo dire per la radio oggi e che non potevo non fare a meno di dire, vi dirò un'altra cosa ancora. E un'altra cosa ancora la comincerò esattamente dai nostri parenti, le scimmie.